Un buon pomeriggio dalla redazione di live da Francesco Foresti, questa nuova edizione del telegiornale vede in primo piano la cronaca e nel dettaglio un nuovo capitolo in quella che è purtroppo una lunga vicenda formata da numerosi episodi di violenze e risse in piazza della Vittoria, l'ultima si è registrata all'inizio del mese di febbraio e proprio nella giornata di ieri il questore di Brescia ha firmato tre daspo per altrettanti giovani. Altri tre d'aspo per Piazza Vittoria e questa la decisione del questore a seguito dell'ennesima rissa con protagonisti giovani e giovanissimi avvenuta nella centralissima piazza cittadina. L'episodio risale allo scorso 7 febbraio attorno alle 21. In questo caso i contendenti avevano anche estratto i coltelli e due ragazzi di 19 e di 20 anni si erano feriti a vicenda finendo in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. A pochi minuti dal fattaccio erano intervenute diverse pattuglie della polizia in servizio di volante e tre persone coinvolte erano state denunciate per i disordini provocati. Ora questi tre destinatari del provvedimento non potranno accedere a tutti i locali pubblici di Piazza Vittoria né soffermarsi nelle loro vicinanze fra le 17 e le 6 di ogni giorno per i prossimi due anni. Questi DASPO fanno seguito agli altri cinque emanati circa un mese fa, sempre per una rissa che era scoppiata a metà dicembre, quella volta all'interno del McDonald's. In caso di violazione dei divieti è prevista una sanzione penale della reclusione da 1 a 3 anni e una multa che va da 10.000 a 24.000 euro. La maxi operazione di diversi comandi della Guardia di Finanza, un po' di tutto il nord Italia, anche di Brescia, che ha sgominato una banda che era specializzata nell'importazione di enormi quantità di droga proprio nel nostro paese, alcuni arresti anche a Brescia. Associazione delinquere finalizzata alla produzione, detenzione e traffico illecito di ingenti quantitativi di droga. Sono queste le accuse a carico di 15 persone arrestate fra Brescia, Bergamo, Bolzano e Trento dalla Guardia di Finanza. Un'operazione nata dal comando di Pisa che ha scoperto di come questa banda, gestita da una famiglia di origine marocchina, importasse proprio da Marocco e Spagna grosse quantità di hashish. L'organizzazione criminale, composta da 18 persone, fra marocchini, afghani, spagnoli, senegalesi e italiani, aveva studiato un sistema che prevedeva l'importazione della droga utilizzando camion con targa spagnola guidati da autisti compiacenti. L'ingresso in Italia avveniva a 20 miglia e la merce nascosta durante il viaggio da coperture come alberi e batterie per auto era poi stoccata nella Bergamasca in un caseificio. Secondo quanto raccolto dalle indagini dei finanzieri, il gruppo avrebbe fatto entrare in Italia 1.300 kg di hashish, che sul mercato avrebbero fruttato circa 4 milioni e mezzo di euro, cifre da capogiro che poi sarebbero state riportate in Spagna da uno dei membri del gruppo attraverso finti brokers finanziari. Valcamonica ora per la precisione a Darfo dove la polizia stradale ha fermato per un normale controllo un veicolo alla guida c'era un uomo che però in strada non ci doveva essere affatto. Scopriamo perché. È stato fermato dalla polizia per un normale controllo, mentre era alla guida per le strade di Darfo. Fin qui tutto normale, se non fosse che su questo 42enne magrebino, residente proprio nel paese Camuno, pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo per trasporto, cessione e consegna di droga, con una pena da scontare di 5 anni e 4 mesi. Agli agenti è bastato qualche minuto perché questo venisse alla luce e quindi sono subito scattate le manette. Ora l'ormai ex latitante si trova a Canton Monbello, dove dovrà scontare il resto della pena. All'uomo è stato poi ritirato il permesso di soggiorno e sono state avviate le pratiche di espulsione. Non sono note le cause di un gesto davvero estremo che è avvenuto proprio nei giorni scorsi nei bagni pubblici del punto vendita Bennet di Campogrande, un uomo che si è chiuso appunto in uno di questi bagni e ha iniziato a tagliarsi le dita chiuso nei bagni del supermercato Bennet al centro commerciale Campogrande si è reciso con un tronchesino quattro dita delle mani e due dita dei piedi a dare all'allarme un cliente che ha segnalato alla vigilanza la presenza di sangue nei bagni all'addetto alla sicurezza si è presentata una scena da film horror all'interno di uno dei bagni un uomo 55enne probabilmente in stato confusionale si era già tranciato con un tronchesino quattro falangi delle mani e due dei piedi gettandole all'interno del WC e stava proseguendo nel suo intento il vigilante si è tentato di dialogare con l'uomo fermando i suoi gesti il corpo è mio e faccio quello che voglio. Il mio corpo avrebbe risposto il 55enne, che poco dopo è stato preso in cura dei sanitari del 118, allertati e giunti sul posto in pochi minuti. Il fatto è avvenuto sabato: nessun disagio, fortunatamente per i clienti del supermercato, grazie al tempestivo intervento della vigilanza, dell'organizzazione del Bennete e del centro commerciale Campogrande. Votiamo pagina la qualità dell'aria che purtroppo è nuovamente peggiorata e quindi proprio da oggi sono tornate in vigore le misure temporanee anti-smog. Scopriamo quindi tutte le limitazioni di questi giorni. L'aria di Brescia è tornata a peggiorare. Le piogge di una decina di giorni fa avevano fatto rientrare i valori di PM10 nella norma, ma il clima quasi primaverile ha fatto sì che questa tregua durasse poco. Infatti, da martedì scattano a Brescia e provincia le misure antismog di primo livello, con lo stop ai veicoli più inquinanti e non solo. In tutti i comuni della provincia sarà vietato accendere fuochi all'aperto. La temperatura degli impianti di riscaldamento non dovrà superare i 19C con due di tolleranza e non si potranno utilizzare caminette o stufe in presenza di. Di impianto alternativo di classe emissiva fino a 3 stelle compresa. Per quanto riguarda i veicoli, in città non potranno circolare quelli di categoria Euro 0 e Euro 1, indipendentemente dal combustibile, anche metano e GPL. Stop inoltre a tutti i mezzi Euro 2, 3 e 4 diesel, anche se provvisti di filtro antiparticolato. Il divieto è valido tutti i giorni festivi compresi, dalle 7:30 alle 19:30. A nessun veicolo è consentito sostare con il motore acceso. Tutte le misure e anche le deroghe nel dettaglio ovviamente le trovate nell'articolo dedicato sul nostro quotidiano online e ovviamente anche in questo caso, così come una quindicina di giorni fa, la speranza è che il tempo possa darci una mano, la pioggia possa pulire nuovamente l'aria e allora vediamo cosa succederà nei prossimi giorni con Trevi Meteo. Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, diamo una carrellata a cosa accadrà questa settimana, settimana molto interessante da un punto di vista meteorologico. Partiamo dalla situazione attuale con l'immagine del satellite che ci mostra finalmente un po' di nuvole sull'Italia, dico finalmente perché abbiamo un gran bisogno d'acqua in molte zone del paese. E poi si vede anche la nebbia presente a pre mattina in pianura padana, nebbia tanto che nasconde molto inquinamento. Ecco, queste nuvole porteranno martedì un po' di piogge nelle regioni meridionali, ma poi la situazione cambierà in maniera più decisa da giovedì venerdì, con il ritorno di piogge più diffuse al nord e sulle regioni tirreniche. Vediamo schematicamente allora cosa accadrà in settimana. Intanto. Tra le prossime ore e domani, martedì, questa perturbazione in transito con piogge, soprattutto diciamo, nelle regioni meridionali. Non sono piogge forti, però in molte zone del sud abbiamo un gran bisogno d'acqua, soprattutto in Sicilia, quindi ben vengano queste gocce di pioggia. Nel resto Italia non succede un granché, solo qualche nuvoletta, un po' di nebbia prima mattino in pianura padana. Poi la giornata di mercoledì vedrà l'avvicinamento delle perturbazioni atlantiche alle regioni settentrionali. E da giovedì, venerdì, come vi dicevo, peggioramento più deciso sul nostro paese, finalmente con il ritorno di piogge più diffuse al nord e sulle regioni tirreniche, e tutto accompagnato anche da un rinforzo dei venti. Ma per i dettagli sulle vostre località, mi raccomando, scaricate: c'è tra l'altro la versione aggiornata, l'app di Trebi Meteo. Nelle scorse settimane ne abbiamo parlato davvero tantissimo, la possibilità che la cosiddetta corda molle possa divenire da qui a pochi mesi a pagamento, una volta terminati, completati i lavori, ebbene ieri, così come ampiamente annunciato, si è riunito in provincia il primo tavolo tecnico sulla questione, l'obiettivo è quello ovviamente di trovare delle vie alternative al pagamento. Come era stato ampiamente annunciato, in provincia si è tenuto l'incontro dedicato alla corda molle e alla possibilità che questa divenga presto a pagamento. Nell'aula consigliare di Palazzo Broletto c'erano i sindaci dei comuni attraversati dalla Bretella insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria. Durante questo primo approccio, coordinato dal presidente Emanuele Moraschini e dal consigliere delegato alle strade Paolo Fontana, si è deciso di istituire ufficialmente un tavolo tecnico e operativo sulla questione di cui la provincia sarà capofila. L'obiettivo sarà quello di confrontarsi con la concessionaria e con il Ministero per trovare una soluzione che sia alternativa al pedaggio. Il prossimo mese sarà convocato un nuovo tavolo al quale saranno invitati anche i sindaci di seconda fascia, ovvero sia quelli che non confinano direttamente con. Con la corda molle, ma sono interessati dal suo passaggio. A metà aprile, come già detto più e più volte nelle scorse settimane, i cittadini di Brescia saranno chiamati a votare per il rinnovo dei consigli di quartiere con un nuovo scusate il gioco di parole regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale Cittadino. E ieri la loggia ha annunciato la volontà di tornare nei quartieri con cinque incontri, uno per zona, in modo da spiegare questo nuovo regolamento e ovviamente invitare anche la comunità a candidarsi. E a far parte di questo modo di eh, partecipare alla vita eh, civica della città e in particolare del proprio quartiere. Walter Muchetti. Consigli di quartiere tornano nei quartieri, assemblee in vista delle elezioni del 14 aprile. Sarà un mese intenso. Sappiamo che molti consigli di quartiere stanno organizzando le loro assemblee per restituire il lavoro fatto in questi cinque anni. Ma come giunta con la sindaca Laura Castelletti abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Faremo cinque assemblee, una per ogni zona. Cominciamo. Giovedì 22 alle 18.30 a Casazza, e poi troverete sui siti su del Comune tutte le altre date, proprio per incontrare i nostri concittadini, incontrare i consigli di quartiere, le associazioni, i punti comunità e ricordare, rinverdire il ruolo della partecipazione. Ci abbiamo creduto fortemente in questi dieci anni e continuiamo. Su questa strada, e quindi chiediamo alla gente di partecipare alle assemblee, di partecipare alle elezioni e dare il ruolo attivo nella vita della propria comunità, del proprio quartiere. Ecco, lei prima ha ribadito più volte civismo e non politica, indicando anche qualcuno. Ma io vedo che alcune forze politiche vogliono un po' mettere l'etichetta, il vestito, il cappello su questa competizione. No, non deve essere così. Se andate a vedere nei consigli di quartiere oggi, non ci sono appartenenti alle forze politiche. Ma ci sono generosità, ci sono delle forze civiche, ci sono dei cittadini normali che amano la propria comunità e hanno deciso di dare il loro contributo. Ecco, non etichettiamoli con appartenenza politica e lasciamo questa valenza civica che è prevalente e deve restare tale. Grazie al lavoro dei colleghi dell'Agenzia Italpresso. Ora facciamo un po' il quadro dell'economia del nostro paese in questi mesi e, in particolare, una situazione che non esce benissimo, diciamo, in chiaroscuro. Gli andamenti dell'economia dell'area euro e di quella italiana sono ancora legati a doppio filo agli effetti della politica monetaria restrittiva dell'ABC, effetti che hanno ripercussioni anche sul mercato bancario in Italia. Tuttavia negli ultimi mesi si stanno manifestando i primi segnali di diminuzione dei tassi, a evidenziarlo è l'ABI nel suo rapporto mensile, una visione in parte condivisa anche da Confindustria nel suo rapporto congiuntura flash di febbraio. Il PIL italiano, cresciuto a fine 2023 dello 0,2% grazie a servizi e costruzioni, nel primo trimestre 2024 è sostenuto dalla fiducia in crescita e l'inflazione poco sopra i minimi. L'industria sembra vicina ad archiviare la fase di flessione, ma i tassi rimarranno alti più a lungo dell'atteso, secondo il report. Resta il freno ai flussi commerciali dovuto alla riduzione dei transiti nel canale di Suez. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a dicembre il tasso di occupazione è salito al 61,9% dal 59% di fine 2019, quello di attività al 66,8%, mentre la disoccupazione è scesa al 7,2% dal 9,7%. Il recupero del potere di acquisto dei salari iniziato dalla primavera 2023 è atteso in rafforzamento nel 2024 e solo in parte sosterrà i consumi delle famiglie. Le vendite al dettaglio sono scese a dicembre, ma il mese scorso è risalita la fiducia delle famiglie e delle imprese del commercio. Restano invece negativi i giudizi sull'opportunità di acquisto di beni durevoli a causa dei tassi alti. Lo sport ritroviamo il basket a distanza di qualche giorno dalla Batosta che ha visto purtroppo protagonista la pallacanestro Brescia, sconfitta e uscita al primo turno della Final Eight di Coppa Italia contro Napoli a Torino. Questa mattina l'amministratore delegato di Germania S.P.A Mauro Ferrari si è rivolto a tutti i tifosi della sua squadra con una lunga lettera in cui ripercorre i successi degli ultimi due anni di questo progetto ancora in corso e ovviamente è andato ad analizzare quello che non è andato e quello che invece si spera possa andare da qui alla fine del campionato. La sconfitta di Torino contro Napoli al primo turno di Coppa Italia è una ferita più che mai aperta e dolorosa, un'inattesa caduta al culmine di un momento senz'altro felice e quasi storico per Pallacanestro Brescia. A distanza di qualche giorno dalla gran botta, ha voluto prendere parola rivolgendosi direttamente ai tifosi Mauro Ferrari, una lunga lettera a cuore aperto che ripercorre oltre due anni di questo corso e arriva fino allo scorso tragico giovedì. Una partita di blackout psicofisico, salvo alcuni ma pochi minuti non possono cancellare tutto, non possono alle ortiche ore e ore di assiduo lavoro da parte di Alessandro Magro e dei suoi collaboratori. scrive Ferrari dopo aver ricordato i successi raccolti. Kristin, Bilan, con Conamedeo e tutti gli altri non sono quei signori visti l'altra sera in campo a Torino, aggiunge Ferrari, ma sono quei signori che hanno vinto 16 partite su 20. La D di Germani sottolinea quindi le sostanziali differenze a partire dal portafoglio di Brescia rispetto ad altre piazze che ora in classifica stanno sotto Bologna, Milano. Venezia e Tortona. Cancelliamo velocemente dalle nostre teste le immagini della sera di San Faustino, ricollochiamo nelle nostre menti il percorso delle 16 vittorie e proiettiamoci verso le ultime 10 partite nel migliore dei modi per poi sederci al tavolo dei playoff con convinzione e consapevolezza che pur essendo tra i più forti non sempre si può vincere, conclude la Didi Germani. Torino, 15 febbraio 2024, ore 22.45, conclude. Credetemi che sarà una sana medicina per un futuro ancora tutto da scoprire e da vivere insieme. E anche di queste parole inevitabilmente parleremo questa sera a partire dalle 21 in una nuova puntata di tiri liberi, quindi ovviamente vi aspetto questa sera. Ora la pallavolo invece perché l'Atlantide è riuscita la scorsa domenica, da un periodo sicuramente non facile a trovare una vittoria, una vittoria rotonda per 3-0 in trasferta contro Ortona che porta quindi tre punti importantissimi in ottica playoff, ma è anche corroborante, insomma perché i risultati positivi di sicuro fanno bene le voci dei protagonisti è andata bene, è stati bravi partiti subito alla grande e anche nel terzo set merito sicuramente alla squadra di Ortona che era, ci ha attaccato bene soprattutto con Cantagalli ma ragazzi nonostante un break a favore di Ortona sti bravi a riprendere la partita siete sempre concentrati per tutto l'arco dell'incontro tre punti importanti in un campo difficile ricordiamoci che qui la settimana scorsa Prata va perso 3-1, per cui vittoria importante. Alla prossima! Grande partita stasera, siamo riusciti a andare bene un po' in tutti i fondamentali, a imporre il nostro gioco senza, senza lasciare spazio agli avversari. Benissimo, ci voleva finalmente tre punti, un 3-0 anche, anche per, la, per insomma, riprendere un po' di fiducia. Adesso aspettiamo Prata domenica prossima in casa, eh, speriamo in un palazzetto. Un palazzetto caldo dove sarà una sfida decisamente diversa. Bella vittoria, ci voleva finalmente un 3-0 secco su, una, su un campo difficile contro una squadra che veniva da una, una grande vittoria, quindi siamo molto contenti, li abbiamo crediti in battuta e poi sono stati bravissimi i miei compagni a tenere un livello di ricezione molto alto che ha aiutato decisamente il mio lavoro, per cui bei tre punti in chiave playoff. Ci fermiamo qui con il telegiornale ma le notizie non si fermano, si aggiornano anzi in continuazione sul nostro quotidiano online eccolo qua www.brescia.tv sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming di Elive in questo piccolo box visibile anche dai vostri smartphone o dai vostri tablet. Se però volete sempre rimanere collegati comodamente con il mondo di Elive ecco qua tutte le nostre pagine social i nostri canali Telegram e Whatsapp e ovviamente la nostra applicazione gratuita. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. L'informazione in tv torna questa sera alle 19. Ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.